Allora, amici di skipaschannel.com, è con grande piacere che vi presento l'arrivo ai nostri microfoni di Manuel Pietropoli. Ciao Manuel. Ciao. Come sta andando questa tua edizione di Skipass? So che sei di fretta, so che hai tantissimi impegni, insomma, vediamo di percorrere le tappe che ti hanno portato qui e anche quelle che ti porteranno dopo, insomma. Ah, per Skipass è sempre molto bello dentro, perché alla fine c'è sempre tanto pubblico così, anche per la manifestazione del salto, una bella presentazione per lo snowboard, diciamo. Che cosa ci farei vedere oggi? Forse oggi solamente avremo... Sì, oggi è la gara, comincia alle 5 sì. Le prove vediamo, la statura è fatta sicuramente molto bene, dato che Robby Moregi, anche il mio allenatore, ha fatto anche il pipe olimpico, tutto quanto, quindi la statura li sa fare molto bene e si riuscirà sicuramente a dare una buona immagine dello snowboard. Com'è andata la stagione scorsa e come andrà questa, se hai già qualche idea, qualche programma? La stagione scorsa è andata, direi, benissimo, alla fine ho vinto una Coppa del Mondo, ho fatto un ottimo risultato anche nella sezione TTR, che ho vinto l'Ester di Davos. Ho fatto due gravi piazzamenti e speriamo che quest'anno, dai, adesso mi sto mettendo sotto più che altro con la FIS per ottenere la qualificazione olimpica del 2010 a Vancouver e ho avuto la Coppa del Mondo io ieri. Io mi chiedo sempre, soprattutto quando parliamo con grandi campioni come te naturalmente, se per te, ed è un fatto credo molto personale, cioè tu sei più alla ricerca della perfezione tecnica o della velocità? Cioè, qual è la cosa che ti piace di più? Come ti senti più nelle tue corde? Sicuramente la perfezione tecnica, perché alla fine nella mia disciplina non è importante molto la velocità, non è che devi fare le bandierine, va a tempo, va molto alle figure in aria, le figure aeree, tutto quanto, quindi secondo lo stile della persona, fare le manovre più ampie possibile, rotazioni, tutto quanto, molto più una cosa personale, diciamo. Io so che poi voi vi trovate, rider naturalmente di una certa levatura, anche a girare dei film a volte, no? Delle immagini. Sì, sì, a parte i video di snowboard che si fanno ogni anno, ce ne sono parecchi che fanno un po' tutto il mondo. Poi adesso stiamo facendo anche dei film, come ha fatto il film di Burton 2 anni fa. Sì. Poi adesso stiamo fatto un film anche con un rider Red Bull. Come ti trovi tu a contatto con questa, diciamo, che chiamiamolo media, insomma, anche se il cinema poi è un mondo a parte, sì, forse, sì. Rispetto ai media. No, molto bello, perché alla fine è una bella immagine dello snowboard, lo pubblicizza alla grande, diciamo. E è quello che più che altro ci serve a noi, perché lo snowboard stiamo cercando di farlo conoscere a più persone possibili, perché è uno sport stupendo. Che cosa ti ha spinto verso lo snowboard quando hai cominciato? Io ho cominciato come ha insegnato mio padre, abbiamo sempre avuto un po' la passione della montagna così e poi cominciando a fare i primi saltini così a bordo pista, visto che cominciavo a divertivo e tutto quanto, ho detto proviamoci, alla fine sono qui, grazie ai miei genitori che mi hanno supportato all'inizio e tutto quanto, portarmi in giro. E gli amici in tutto questo, a parte la famiglia, riesci ad avere dei rapporti? Sì, che tu sei sempre un po' in giro, insomma, anche verso fuori dall'Italia è un bel po' molto anche. Spesso, infatti adesso partirò il 26 novembre, sto via un mese in America per allenamenti, quindi sì. Sì, è uno sport abbastanza impegnativo in quel senso, perché sei molto spesso via a casa, vedo la famiglia, degli amici, tutto quanto, però alla fine il tempo quando torno a casa lo trovo sempre. Bene, anche il nostro augurio, perché è bello rimanere umani un po', sì. Anche. D'accordo Manuel, ti ringrazio molto di questi minuti che ci hai potuto dedicare. Grazie a voi. Ti lascio al tuo contest di oggi e sei stato veramente il benvenuto su skipaschannel.com. Grazie mille.